cari Luca e Viola, entrando in chiesa poco fa, uno dopo l'altro, accompagnati dai vostri cari, vi siete resi conto ancora meglio che i passi che avete percorso nella vostra vita fino ad oggi avevano una meta ben precisa. E oggi i vostri passi li avete rivolti, li avete diretti qui, in questa chiesa bella. Un po' scettica perché era corto, così non pensavo di stare bene. Diceva, Madonna, le mie gambe sono brutte. Invece è bellissima, sta benissimo. Quindi sì, assolutamente sì, vestito bellissimo per lei. Sempre sorridente, cioè se lo penso, lo penso col sorriso, lo penso con l'occhio azzurro che brilla. E Viola infatti ha sempre cercato il principe azzurro così moro con l'occhio azzurro brillante, è lui. Ciascuno di voi è come se avesse accumulato nella sua vita tutto questo amore ricevuto, non come in un forziere, no, in uno scrigno di cui solo voi avete la chiave e che volete custodire gelosamente per voi. No, io preferisco l'immagine di un bagaglio. L'avete messo in un bagaglio pronto ad essere aperto quando? Quando conoscete la persona speciale, l'unica, con la quale poterlo condividere.